Buona ragazzi! E benvenuti in questo nuovissimo video! Bella la mia presentazione, vero? Fa leggermente cagare. Vabbè, ma andiamo avanti. Simo, andiamo direttamente al sodo, senza dire le varie cagate che ti inventerai al momento. Ma dai. Bleh. Diciamo cosa faremo in questo video. Vuoi dirlo tu? No. Lo dico io. Anzi, lo dico io. Allora, ciò che faremo, no, Simo, lo dico io. Ciò che andremo a realizzare oggi sarà un intro multicolor. Simo, le spiega, dai. Allora, multicolor nel senso che cambia colore. No, cambia colore. Allora, non so se avete fatto caso alle intro dei siti web. Non ci abbiamo fatto caso, Stefano. Noi non facciamo caso. Vabbè, noi oggi andremo a fare proprio un'anteprima di un intro multicolor. Facciamo partire l'anteprima così capiamo. No, via con l'anteprima, non interrompere. Via con l'anteprima di questo video. Regia. No, regia, che non parte. Ok ragazzi, avete visto l'intro multicolor? Non so se chiamarlo multicolor oppure... Simone, va a farti la barba e non pensarci. Eccoci in questo nuovissimo tutorial. Ragazzi, ci scusiamo per il ritardo del video, ma abbiamo avuto dei problemi, vabbè, lasciamo perdere. Direi di iniziare con il creare una nuova composizione. Quindi composizione, nuova composizione. Simone, Simone, calmati, Simone. Ok, andiamo su HDTV 1080, vabbè, 1029 fotogrammi al secondo, ecco qui, così è in full HD, e diamo ok. Dopodiché andiamo sul livello, nuovo tintamita, colore nero, e diamo ok. Andiamo su effetti predefiniti, qui, sulla timeline della destra, sulla nostra destra, e scriveremo sfumatura. Sfumatura, eccolo qui. Importiamo nella nostra composizione, ok. Questa è l'interfaccia della sfumatura e che noi andremo adesso a modificare. Quindi colore iniziale direi di mettere un giallo opaco. Colore finale direi un rosso. Sia più che convincente, sì. Ok, dopodiché andremo da spettro radiale, lineare a spettro radiale. Ok. Vedete questo piccolo pal, questa pallina in basso alla composizione? Beh, noi la sposteremo più in basso per dare un effetto ancora più figo. Ok, veramente molto togo. Vero Stefano? Molto togo! Ok ragazzi, adesso cosa dobbiamo fare? Molto semplice, importeremo il nostro logo, quindi in questo caso io questo, che non è un vero e proprio logo, ma è per farvi capire per lo più. Quindi S di scala, andremo a diminuire un po' la scala. Ecco qua, così può andare più che bene. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su livello a effetto obsoleto 3D di base. Posizioniamoci ad un secondo. Ecco qua. E cosa faremo? Attiveremo i due cronometri, ribaltamento ed inclinazione. Dopodiché posizioniamoci all'inizio e inseriremo 90 gradi il ribaltamento e 90 gradi l'inclinazione. Così per ottenere quell'effetto molto figo. Quindi possiamo già vedere l'effetto come sta uscendo. Vedete? Ok, ma manca qualcosa. Per rendere più togo la nostra intro basterà copiare questo codice. Troverete il link di questo codice nella descrizione del video. Quindi CTRL più click, copia. Posizioniamoci sull'intro nuovamente. Il nostro logo, apriamo 3D di base. Abbiamo ribaltamento e inclinazione. Cliccheremo sul cronometro CMD, in questo caso Mela, Alt, CTRL, sul nostro cronometro, eccolo qui, cancelleremo FX 3D di base e copieremo il codice, che troverete appunto il link nella descrizione del video, quindi incolla, ok, ecco qui, faremo la stessa cosa con l'inclinazione, CMD per il Mac, Alt e CTRL, inclinazione, copieremo qui, incolla, ecco qui, ed ecco qua, possiamo vedere che si muove ancora, vedete? Vedete? Il nostro effetto molto più togo, molto ma molto più togo. Ok, arrivati a questo punto, possiamo nascondere tutta questa, diciamo, questa barra. Ok, dopodiché duplicheremo il nostro logo andando su modifica, duplica. Adesso avremo due loghi e sul primo logo andremo su effetto, blur e sharpen, CC radial blur. Ok,
Adesso da Scratch metteremo a Strike Zoom, scusate la pronuncia che faccio veramente cagare. Da Amount lamenteremo e direi che un 45 possa andare più che bene. Anzi, mettiamo 50. Ok, adesso una volta aver modificato l'amount, prenderemo il nostro centro, quindi il centro del nostro bagliore, e possiamo vedere come cambia, vedete? Lo posizioneremo in basso, quindi trasciniamo il centro in alto. Faccio vedere, zoom indietro. Così, direi che possa andare bene. Ok, adesso trascineremo questo livello in basso, più in basso. Quindi qui. Direi che così possa andare bene. Prendiamo un T di opacità, diminuiamo un po' l'opacità, quindi da 100 a 50. Ok, possiamo vedere adesso il risultato, com'è uscito, vedete? Vedete? Ok, adesso andiamo sul livello nuovo, tinta unita, colore bianco. Diamo ok. Attiviamo questo quadratino del 3D. Andiamo nelle opzioni, trasformazione, andiamo su rotazione X, metteremo un 90, ok, lo trascineremo in basso, qui, doppio clic, andiamo sullo strumento ellisse, doppio clic sullo strumento ellisse e andiamo a modificare la grandezza, quindi doppio clic e andiamo a modificare appunto la grandezza di questo ellisse, diamo ok. Posizioniamoci sulla composizione 2, ok, portiamolo un po' più in basso, adesso su maschera 1, attiviamolo, sfumatura maschera, aumentiamo la sfumatura, direi che così possa andare più che bene, T di opacità, direi di mettere un 50. Andiamo a duplicare il livello, quindi modifica, duplica, andiamo a renderlo più piccolo, T di opacità e aumentiamolo un altro po'. Dovremmo aver ottenuto questo risultato. Adesso c'è la parte che preferisco. Andiamo sul livello nuovo, tinta unita, nero può andare bene, diamo ok. Andiamo su effetto, disturbo granulosità, disturbo frattale. Attiviamo la trasformazione, disattiviamo il ridimensionamento. Allora, larghezza scala direi di mettere un 20, mentre l'altezza scala un 2000. Contrasto aumentiamolo a un 700, direi che può, no, è un po' troppo, sì, direi un 700. La luminosità la metteremo a un meno 80, dai, meno 80 credo che possa andare bene. Adesso con lo strumento rotazione ruotiamo il nostro solido. E con lo strumento, questa freccetta, lo strumento selezione, lo allarghiamo, lo diciamo allunghiamo. Arrivati a questo punto prenderemo nuovamente lo strumento ellisse, tracceremo un cerchio, diciamo più perfetto che mai. Cerchiamo di essere più precisi possibili. Direi che così possa andare bene. Trasciniamolo qui. Adesso su modalità metteremo scolore. Andiamo sulla maschera 1 e sfumatura maschera. Attendiamo il caricamento. Aumentiamo la sfumatura della maschera. Così può andare bene. Adesso T di opacità. Direi di mettere un 30%. E infine posizioneremo questo nero tinta unita in basso. Quindi al penultimo posto. Ok, adesso creiamo un nuovo livello di regolazione, livello di regolazione. Andiamo su effetto, controllo, sfocatura, quindi eccolo qua. E aumentiamo la sfocatura, però adesso qui bisogna essere molto precisi. Quindi mettiamo un po' di zoom. Selezionate il secondo che volete, io direi di metterlo a 6 secondi. Attivo la sfocatura, 29, mi posiziono un po' più indietro, la metto ad un 0%, ok, adesso qui lo diminuiremo nuovamente, mentre posizioniamoci a 9 secondi, lo aumenteremo
al massimo, ad un 50%. Dovremmo ottenere un risultato simile a questo. In questo caso io metterò una cavolata, il mio sito web www.tutorials.net. Colore direi di mettere un nero. Possiamo decidere la grandezza, vedete? In questo caso, ragazzi, lo faccio molto molto velocemente. Voi cercate di essere più precisi possibili. Quindi T di opacità metto 0, attiviamo il cronometro, mettiamo 0, andando un po' più avanti metto un 100%. Ok, ma per completare la nostra opera d'arte, ragazzi, ci manca il tocco finale, cioè il cambio del colore. Quindi posizioniamoci sulla prima tinta unita, andiamo su effetto, correzione colore, tonalità e saturazione. Posizioniamoci all'inizio, cioè 0 secondi, attiviamo il cronometro, quindi qui gamma canale. Quindi da tonalità composita metteremo da 0, andremo alla fine del nostro tutorial, io direi di farlo durare 10 secondi, e metterei 1. Possiamo vedere come tutta la nostra intro cambia colore. E signore e signori, ecco a voi il tutorial della intro multicolor. Ok, finisce qui. Simone, pure questo video finisce qui. Tu sei felice? No, sei felice, dai. Dai, che sei felice, sono molto felice. Ok, Stefano. No. Dun dun dun. Dun dun dun. Balta. No, perché il cappello che ho trovato giù. No, baita! Che balta, balta. Vabbè, Simone, dai, diamo il link di Facebook. Sì. Ci troviamo su Facebook, facebook.com/tutorials. Ci troviamo anche su Twitter, twitter.com/tutorials. E infine ci troviamo sul nostro sito www.tutorials.net. Ragazzi, questo video purtroppo finisce qui. Noi ci dispiace molto, Stefano sta già guardando la televisione. Già. Mamma, che bugiardo meschino. Mamma mia, cosa fai? Dove vado? Vabbè ragazzi, al prossimo video. No, così. Ragazzi, alla prossima con un nuovo video. Non è per dire, ma devo farvelo vedere. Aia. Ma vaffanculo.